Ricorderete che l'anno scorso ci fu uno scoop giornalistico nato da una lettera anonima che suggeriva la presenza su questa fantomatica moto Honda, così si definiva, che è passata per via Fani, i due a bordo della moto sarebbero stati uomini dei servizi. Questa notizia, scoop giornalistica, fece riaprire la vicenda giudiziaria che portò alla conclusione con la requisitoria di Ciampoli, che ebbe di dicembre, credo se non sbaglio, di questo dicembre, novembre forse la requisitoria, l'indagine di Ciampoli mise in evidenza tutta una serie di cose a mio parere molto importanti, facendo il punto un po' su anche le carenze investigative dal punto di vista della magistratura nello specifico degli ultimi 37 anni. A questa requisitoria ci fu un'opposizione all'archiviazione per una parte della requisitoria e quindi adesso in corso c'è ancora un filone di indagine relativo in particolare alla vicenda di Via Fani. Ora io mi sentirei un po' di partire da questa vicenda nello specifico, non tanto perché è proprio la cosa di cui io mi sono occupata quasi negli ultimi 10 anni, quindi sono più preparata in particolare, tanto quanto perché Via Fani risulta essere uno dei nodi centrali del delitto Moro e la stessa appunto copertina del libro vuole evidenziare anche questo, immagino. Allora, cosa si può dire di Via Fani in particolare oggi? Pare tante cose e lo dico perché non più di un paio di settimane fa, in Commissione Moro è stata presentata una relazione tecnica su Via Fani che ha la pretesa, visto la ricostruzione tecnologica, la scansione laser della scena a distanza di 37 anni, sono andati in Via Fani, ecco c'è Benedetta mi fa vedere l'articolo del Corriere che ha dato ampio risalto a questo, quello che si è voluto fare è con il massimo della tecnologia disponibile, quindi le scansioni laser, la ricostruzione informatica della scena del crimine, metterla un po' in contrasto con quella che chiunque di voi ricordi, che era fra Iese e Via Fani 37 anni fa, il 16 marzo del 78, subito dopo la strage, che camminando affannosamente tra le macchine calpesta i bossoli, non si rende conto, quasi scopre i cadaveri ancora caldi nelle macchine, e questa relazione tecnica vuole dare enfasi alla disorganizzazione investigativa avvenuta in Via Fani e l'organizzazione invece ipertecnologica che a distanza di 37 anni ricostruisce come realmente siano andate le cose in Via Fani. Allora, parto da qui perché voglio sottolineare anche una cosa per me molto importante. Ho detto che c'è una commissione parlamentare in corso. Ora, a distanza di così tanto tempo, molti hanno sorriso quando è stata istituita il 30 maggio dello scorso anno questa commissione parlamentare. Non tanto per l'approssimativa composizione della commissione, guardando le persone che ne fanno parte, chiunque di noi può vedere come non sono assolutamente preparati sull'argomento, sia per età sia per curriculum, se così si può dire, ma potrebbe non essere un limite, di certo non è una loro colpa non essere preparati, se si volesse attribuire una responsabilità politica a distanza di 37 anni o comunque tentare di fare un quadro della verità, delle tante verità che abbiamo raggiunto in questi anni su uno dei delitti più
importanti della nostra storia. In realtà, osservando da vicino questa commissione, non fosse altro perché personalmente ho accompagnato Flamini a essere audito in commissione il 2 dicembre dello scorso anno, e Flamini è stato uno tra i primi auditi da questa commissione, e credo che in testa questo libro già ce l'aveva un po', però dopo l'audizione è stato ben, diciamo, è stato richiamato all'ordine e ha sentito forte l'esigenza di suggerire in modo netto alla commissione quali potevano essere i punti da proseguire almeno nell'individuare dei filoni di indagine abbastanza congrui. Invece ci sono state tante cose confuse che questa commissione ha fatto. È una commissione che ha una platea di giornali molto attenti, che però si basa su delle balle, si può dire, diciamo in una parola, alcune vere e proprie falsificazioni della realtà, ecco, così è un po' meglio la frase, e lo dico in relazione ad alcuni fatti giornalistici che hanno trovato accoglienza su molte testate. Una, per esempio, tanto per fare entrare nello specifico, è relativa a una questione. Allora, tutti voi sapete che a distanza di tanti anni il Memoriale Moro, l'originale del documento integrale che Moro scrisse durante 55 giorni, non è stato mai trovato. Ci sono stati due ritrovamenti successivi, uno nel 78, uno nel 90, che però non hanno reso giustizia al documento nella sua interezza. I brigadisti più volte hanno ribadito come Moro veniva registrato lui scriveva e veniva a sua volta registrato e rispondeva a queste domande. Allora Flamini che fa? Quando viene audito in commissione suggerisce ai commissari di indagare con le nuove tecnologie, proprio come loro hanno fatto in via Fani, e di andare a sequestrare 18 audiocassette che furono sequestrate quando fu scoperto il covo di Via Grado il 18 aprile del 1978. Vennero trovate queste 18 audiocassette. Di queste 18 audiocassette, che compaiono nel verbale di sequestro di Via Gradoli, furono tutte quante ascoltate, ovviamente, e alcune, c'era Gabriella Ferri, c'era Battiato, insomma c'erano ovviamente delle cassette che venivano ascoltate, musicassette con il registratore, altre erano a Vergine, alcune mi sembra ancora imballate nella custodia, e ce n'era una in particolare, la numero 17 se non sbaglio, dove colui che ascoltò il nastro scrisse sul verbale: si sentono canti di compagni, una voce di un uomo che interrompe la conversazione, una cosa del genere, non sono precisa nella dicitura, ma questo era il contenuto. Al che Flamini dice: con la nuova tecnologia proviamo a vedere se queste audiocassette sono per caso state sovrascritte, perché fu Morucci stesso a dire a Fragalà in commissione allora che loro non le avevano distrutte queste cassette, ma le avevano sovrascritte. Allora Flamini ha suggerito alla commissione Moro semplicemente di andare a prendere all'ufficio corpi di reato queste audiocassette, riascoltarle e con le nuove tecnologie vedere se potevano essere sovrascritte e se per caso ci poteva essere la voce di Moro incisa su questi nastri. Questa cosa viene fatta, però viene fatta in modo, diciamo, mediatico, se così si può dire, e cioè questi nastri vengono sequestrati. Nel momento in cui vengono sequestrati, senza che questi siano ascoltati dalla commissione, proprio il giorno che vengono richiesti e ottenuti dalla commissione Moro, esce un articolo su Repubblica in cui si dice: sono state sequestrate 17 audiocassette, una è scomparsa.
sicuramente la numero 17, quella dove c'è, è sicuramente quella dove c'è, nonostante, perché quella. E sicuramente in quella cassetta il contenuto sarà importantissimo, ma questi nastri non sono mai stati ascoltati. Allora, prima, ovviamente questa è una notizia mediatica che tende a fare confusione, perché quello che si vuole, la notizia non c'è, cioè la notizia ci sarebbe stata nel momento in cui si sequestravano le audiocassette, si analizzavano tutte le audiocassette, magari si scopriva che quella scomparsa era quella ancora incelofanata e che non aveva, come dire, poteva anche essere distrutta. Dopo una verifica del genere poteva esserci un articolo che diceva: effettivamente la commissione ha acquisito le audiocassette che sono state ascoltate con le nuove tecnologie, si è scoperto che non c'è Moro nel contenuto delle audiocassette e quindi questa pista viene chiusa e archiviata per sempre. Allora, questa a mio parere è una ricostruzione, sia vendiera, sia che dipana un po' quest'area di mistero che attraversa tutto caso Moro dal suo inizio alla sua fine e che ha accompagnato in tutti questi anni chiunque sia in positivo sia in negativo ha scritto su queste vicende. Allora oggi noi presentiamo questo libro, io dirigo l'Archivio Flaminii da qualche anno e conosco il lavoro di Flaminii da parecchi anni e ovviamente lo stimo e lo rispetto conoscendo la sua serietà nel fare un lavoro del genere, però mi pongo anche diverse domande, nel senso che chiunque voglia fare uno studio serio su queste tematiche, che sia il caso Moro, che sia, qui abbiamo per esempio Claudio Nunziata, che è un magistrato che ha seguito tutte le vicende relative alla strage di Bologna e lui insegna come si fa ricerca e come i documenti debbano essere seriamente studiati. Sulla vicenda del caso Moro, il primo problema è relativo al fatto che è sempre attuale e quindi questa costante attualità in questa vicenda crea questa sorta di tutti possono dire qualsiasi cosa, tutti sanno qualcosa su Moro, tutti si ricordano quei 55 giorni e chiunque è legittimato a dare una propria versione dei fatti. Non è così. E il problema è che purtroppo, mentre negli ultimi, diciamo che il trentennale di Moro a mio parere è stato quasi uno spartiacque, perché dopo il trentennale in realtà si era riuscita ad affermare che alcune cose erano